Ci troviamo alla casa di riposo di Roè Volciano, in provincia di Brescia, dove i ragazzi di quarta superiore dell'indirizzo grafica e comunicazione, in collaborazione con l'ONLUS, presenteranno la seconda edizione della mostra fotografica Generazione a Confronto, che si terrà sabato 16 maggio alle ore 9:30. Colpita in un tronco di abete un bel pastorello, dall'altare di quella cappella che guarda la valle. La mostra ritrae gli anziani mentre svolgono le varie attività organizzate dalla casa di riposo. Ora il simbolo di ogni viandante che passa di là. Abbiamo intervistato la nuova direttrice, Federica Cozza, che ci parlerà dell'idea di questo progetto realizzato lo scorso anno. L'idea va nella direzione di aprire il territorio, per cui far incontrare mondi diversi come quello dell'anziano e dell'adolescente e realtà diverse come quello della scuola con la casa di riposo. I risultati avuti in passato hanno dato ragione, insomma, a questa idea. I ragazzi che l'anno scorso hanno presentato la prima edizione della mostra, quest'anno invece si occuperanno di realizzare un servizio televisivo da pubblicare su diversi canali. Sentiamo com'è stata vissuta questa nuova esperienza dietro le quinte. Penso che la differenza fondamentale sia stata che quest'anno noi non fossimo protagonisti del progetto, ma solo coloro che registravano e filmavano i veri protagonisti, quindi è stato più come un essere dietro le quinte senza essere coinvolti veramente, quindi secondo me è molto più interessante. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce. Ma gli anziani sono stati felici di avere dei giovani intorno a loro? Un viandante. Sicuramente, anche perché almeno hanno possibilità di parlare comunque del loro passato a persone che nate in quest'epoca magari non ne conoscono molto, ecco, quindi si lasciano andare i loro racconti. Per la donna che soffre da tempo. Questa mostra verrà allestita in modo semplice ed ordinato e porterà colui che osserva in una realtà diversa e tranquilla, a contatto con quella che è la quotidianità degli ospiti della casa di riposo. Invitiamo quindi tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza diversa e che sono interessati a saperne di più alla mostra Generazione a Confronto. A presto! Siamo cristiani e siamo figli.